Bentrovati gentili telespettatori di Cilento Channel, consueto appuntamento con l'economia e lo facciamo con la nostra rubrica. Ma pensate un po', quest'oggi abbiamo una grande sorpresa. Invece di accogliere e ricevere il direttore generale della BCC di Aguara, Antonio Marino, accogliamo Alessia Marino, che è la direttrice della filiale di Agropoli. Alessia, benvenuta. Grazie. Come stai innanzitutto? Benissimo. Allora, noi siamo molto contenti oggi di ospitarti, non solo perché finalmente una figura femminile che parla di economia, quindi diversa dal direttore, ma nello stesso tempo perché la filiale della BCC di Aquara di Agropoli è appunto collocata nella nostra città, da dove noi trasmettiamo, no? Quindi davvero non vediamo l'ora, ecco, di sentire le tue dichiarazioni in merito all'attività di questa filiale che, come sapete tutti i telespettatori, insomma, è stata inaugurata a febbraio scorso, quindi 2021, e adesso Alessia ci dirà, insomma, in questi mesi qual è stato l'andamento. Noi sì, abbiamo aperto l'8 febbraio di quest'anno e siamo molto contenti di come la città di Agropoli ci ha accolto. Da subito la clientela è venuta a trovarci, noi avevamo già molti clienti di Agropoli che però facevano riferimento alla nostra filiera di Capaccio e quindi adesso hanno questo servizio aggiuntivo, siamo nella loro città. In più siamo doppiamente contenti perché abbiamo, insomma, comunque deciso di aprire nonostante il periodo pandemico, perché a febbraio eravamo ancora, insomma, con gli strascichi della pandemia, ma nonostante il periodo particolare la risposta c'è stata e questi mesi stanno andando bene. Ora, insomma, siamo aperti da 8 mesi, però abbiamo aperto tantissimi conti correnti, i volumi sono in crescita e siamo molto contenti. Allora, raccontaci invece com'è formato l'organico della filiale di Agropoli. Conosciamola meglio. Anche l'organico è in crescita, in evoluzione, proprio per far, insomma, fronte ai bisogni, diciamo così, alle necessità dei nuovi clienti. Abbiamo sicuramente una cassa fissa dove c'è il collega Andrea, però poi abbiamo 2 casse interne per dare appunto maggiore privacy ai nostri clienti, quindi per le operazioni veloci si ci ferma allo sportello, invece quando bisogna, insomma, avere bisogno di maggiore privacy abbiamo queste casse interne dove abbiamo che fanno anche consulenza con le colleghe Claudia e Maria Teresa, oltre a me naturalmente. Molto bene, invece i servizi che offrite, insomma, vabbè, classica apertura di conto e poi ci sono una serie di opportunità, ce le racconti in breve? Sì, allora sicuramente il conto corrente è il primo strumento che il cliente utilizza per stabilire un rapporto con la banca. E abbiamo vari tipi di conti correnti, ovviamente, che facciamo, diciamo, in maniera sartoriale sui nostri, in base alle richieste e alle esigenze dei richiedenti, che vanno dai pensionati ai lavoratori dipendenti, alle società, alle ditte individuali. Cerchiamo di assistere ovviamente tutti. Ovviamente poi li assistiamo a 360 gradi, quindi facilitando, diciamo così, i conti correnti con delle aperture di credito, con dei piccoli mutui, insomma, con a seconda delle esigenze che ci vengono presentate. Alessia, per chiudere questo nostro incontro ti faccio l'ultima domanda, che è una domanda anche semplice, insomma, che magari tutti vorrebbero conoscere. E quindi perché scegliere la BCC di Aguara e quindi dare la possibilità magari anche ai cittadini legarsi a voi in qualche modo? Sicuramente per la nostra convenienza. Noi ogni giorno abbiamo modo di confrontare i nostri estratti conto di altri istituti, magari anche, cioè, spesso più grandi di noi, notiamo ogni giorno la convenienza, vedendo le spese di tenuta conto, le spese delle operazioni, siamo sempre davvero competitivi, quindi sicuramente la convenienza. E poi la nostra disponibilità,
Noi in questo periodo, insomma, che speriamo di esserci lasciati alle spalle, durante il periodo della pandemia siamo stati davvero sempre in prima linea. I grandi istituti ricevevano solo su appuntamento, bisognava prendere l'appuntamento con largo anticipo, sono rimasti chiusi in alcuni giorni, ricevevano davvero insomma con parsimonia. Invece noi siamo rimasti sempre aperti, abbiamo sempre affiancato la clientela, siamo stati estremamente disponibili e lo siamo, insomma, a parte il periodo particolare, però scegliamo di esserlo ogni giorno, quindi davvero disponibili con i clienti e convenienti, competitivi. Molto bene, io ti ringrazio per questa intervista, per questo incontro nella rubrica dedicata all'economia. Voglio ricordare ai nostri telespettatori che la filiale di Agropoli si trova in via Salvo d'Acquisto, quindi con un parcheggio molto comodo, poco traffico in quella zona, quindi davvero un servizio secondo me impeccabile per chi volesse appunto recuperare non solo il tempo ma anche tanta convenienza. Alessia, grazie e spero di Grazie. vederti presto a questo punto Va bene. nelle nostre, insomma, informazioni economiche. Va bene, grazie Un saluto carissimo anche a tutti i tuoi collaboratori. Grazie a te. ancora. Grazie, grazie, a presto. Arrivederci.